Ciao, mi chiamo Carlo, sono un insegnante di basso elettrico di Cuneo. Oggi andiamo a vedere questa canzone di Blanco che si intitola Mi fa impazzire per farci un po' di tecnica con il plettro, questo bistrattato pezzo di plastica cellulosa o cosa sia. Per molti bassisti è appunto bistrattato perché no, esistono solo le dita. In realtà, utilizzare un plettro ti fa semplicemente avere una pronuncia diversa, un suono diverso, spesso anche molto interessante, soprattutto in alcuni generi, perché alla fine è vero che il suono è bello caldo con le dita, con il plettro però si può avere un attacco più deciso, che è anche comunque molto interessante. E quindi andiamo a farci un po' di tecnica con questo plettro. Poi chiaramente tu questa canzone la puoi utilizzare e suonare lo stesso, con le stesse note, con la stessa intenzione, comunque anche con le dita. Allora, il pezzo va a svilupparsi sempre su quattro note di basso. Noi andiamo a suonare un Do diesis, tasto 4 della corda di La, poi andiamo a prendere il Si sul tasto 7 della corda di Mi con il mignolo. Attenzione perché, come spesso mi piace ricordare, 4 dita, 4 tasti. Se riusciamo a avere questa posizione della mano corretta, lo utilizziamo nelle canzoni appunto per crearcela questa impostazione, che poi ci tornerà utile anche in altri ambiti. Quindi il Si col mignolo, poi scendo giù di corda, sempre tasto 7 corda La, andiamo a prendere il Mi sempre con il mignolo, e poi in basso di Re diesis al tasto 6 della corda di La. Quindi Do diesis, Si, Mi e Re diesis. Il primo approccio, soprattutto se non hai ancora avuto tanto a che fare col plettro oppure non sei tanto avanti con gli studi, ritmicamente è quello di andare a prendere i quarti. Quindi attenzione, con il plettro si cerca sempre di prendere downstroke, quindi plettrata in giù. Questo perché quando vado a prendere la plettrata in su suona un pochettino diverso, quindi a meno che non sia molto veloce, dopo lo vedremo anche molto veloce dove devo alternare, cerchiamo di prenderle tutte in giù. Andiamo a prendere dove parte il ritornello e proviamo a seguirlo. Manca te lo strappere via. E mi fai impazzire. Ok, quindi tutte plettrate in giù, prova ad andarci dietro. Questo accompagnamento comunque può andare bene per tutta la canzone. Io le stacco leggermente queste plettrate perché mi piace di più così, se l'hai notato. Ogni tanto ne lascio una un po' più lunga, ma non sempre. Di base cerco di staccarle. Nessuno ti vieta comunque di tenerle lunghe, hai un suono più avvolgente, leggermente diverso. Va anche benissimo. Se decidi però di staccarle, fallo con la mano sinistra alleggerendo. Vedi, è il dito che suona la nota che poi va a alleggerire e va a fare staccare la nota. La seconda proposta ritmica che ti faccio vedere è quella tutta ad ottavi, quindi prendere gli stessi accordi e accompagnarli in questo modo qua. Tu invece ancora ti scrive. Queste strade si sono prese la mia parte migliore. Colpa loro se non mi fido più delle persone. Non esiste un dottore per i tagli sul cuore. Colmo il vuoto con dei tagli di diverso colore. Non so come si fa, come si fa. Senza un rumore, giri la stanza. Come si fa, come si fa. Anche interessante, un po' più difficile, bisogna avere più
più movimento di polso, quindi non troppo rigida la mano, perché altrimenti non riesci ad andare veloce. Puoi gestirti comunque anche le dinamiche. Ad esempio, io qua nella strofa sono stato un po' più leggero, nel ritornello un po' più pesante, un po' più cattivo. Ok? Questa è una seconda proposta. Te ne faccio ancora una terza, che è forse quella mia preferita, in quanto vado a utilizzare un po' e un po', cioè vado a fare i primi due quarti con note in giù da un quarto e gli altri due quarti vado a farli giù e su. Questa soluzione a me piace di più perché mi suona meglio sul pezzo. Quindi andiamo a provare a sentirlo. Ok? Quindi anche qua due volte per ogni accordo. Giù, 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 su, giù, su, giù, 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 su, giù, su. Cambio accordo e me lo vai a mettere su tutti e quattro. Ultimissimo, diciamo che è un'evoluzione di questa, è quella che hai sentito nell'introduzione, in cui vado a inserire alcune ghost note dove ho gli ottavi. Ok, questa qua è semplicemente un'evoluzione di quella là, certo è più tecnica, bisogna avere un pochettino più la mano allenata. Adesso non le faccio sempre uguali, però qua quando vado a fare la ghost deve intervenire la mano sinistra, a stoppare, anziché far sentire questa nota. Andare a mischiare con queste, però non voglio entrare qua troppo nello specifico, se no facciamo dei video troppo lunghi. Quindi inizia a esercitarti con le prime e poi pian piano vedrai che ti verrà anche da evolverla ancora. Benissimo, io ti ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Fammi sapere se ti è utile, se ti piace l'uso del plettro, se preferisci le dita o suggeriscimi qualche canzone per il futuro. Ci vediamo al prossimo video. Suoniamoci ancora un pezzettino. Ciao, a presto.